Madre mia, Albano dedica alla mamma Yolanda il suo nuovo programma. È bravo mio figlio, è tutto. Quando mi viene a trovare mi fa sempre una grande allegria. Donna Yolanda, 95 anni di simpatia, è emozionata per l'intervista. Si è messa un maglioncino rosso, il suo colore preferito, si mostra granitica, dignitosa e non dice neanche una parola di troppo. Spegne la TV della cucina che sta andando a tutto volume e rivolge uno sguardo tenero al suo santuario. Nel corso del tempo ha appeso lei stessa alle pareti decine e decine di foto che raccontano la storia della famiglia Carrisi. Accanto a suo figlio si sente sicura e gli prende la mano. E Albano scherza, ma, ti ha fatto troppo scura il parrucchiere oggi e rivela che l'unico vezzo che la madre si sia mai concessa è proprio tingersi i capelli. Il mio successo non ha cambiato di una virgola il suo modo di vivere. Ora è arrivato il momento di dedicarle il mio omaggio, il programma Madre Mia, che su Rete 4, da domenica 17 giugno, racconterà la nostra famiglia, ma anche il nostro paese, attraverso i suoi occhi. Perché è lei, Yolanda Ottino in Carrisi, l'origine del mio mondo. Il paradiso è alle porte di Brindisi. Il mondo di Albano era chiuso tutto qui, nelle sue tenute di Cellino San Marco, 130 ettari di terreno e 30 di bosco rigoglioso e macchia mediterranea a 20 minuti di auto dall'aeroporto di Brindisi. Per arrivarci si attraversano filari di vigne, uliveti e un paesino di poche anime, Tuturano. Il tassista mi aveva avvertito, è un posto meraviglioso e Albano è un signore dal cuore d'oro, gli siamo tutti riconoscenti per quello che fa per noi, per il lavoro che dà ai cellinesi. Una volta dentro le tenute Carrisi incontro Dino, il contadino che dà da mangiare ai cavalli, uno dei 50 dipendenti dell'azienda. E a casa di Albano mi aspetta il pranzo preparato con cura da donna Yolanda, carne alla brace, piselli in tegame, frutta freschissima. Gusto anche le prime nespole di stagione, un dono fatto avere da Romina Power perché Albano ne è ghiotto. E c'è anche il dessert, i regali più belli di mio figlio sono le torte, sorride la signora Yolanda. Quando c'è da festeggiare la torta non può mancare, aggiunge Albano, che è appena diventato nonno del piccolo Kai, il figlio di Christelle, che ora vive a Zagabria con il marito, un imprenditore croato. Non vedo l'ora di conoscerlo, l'ho visto solo sul telefonino, dice la bisnonna, seguita dal suo barboncino bianco di nome Disco, che scodinzola felice. Un regalo di nozze per Romina. A tavola con Albano e suo figlio Iari scopro che una volta questa era una zona brulla, popolata di lucertole, pipistrelli e pantegane. Si chiamava Curti Pitrizzi, che in dialetto vuol dire corte di pietre, raccontano. Qui vicino c'era la base NATO di San Vito dei Normanni e i militari americani venivano ad abitare nella nostra foresteria mentre io e mia sorella Ilene andavamo a scuola lì da loro. Noi pensavamo proprio di abitare in America. Solo da ragazzini, quando la base è stata smantellata, abbiamo capito che non eravamo cresciuti negli Stati Uniti, ma in Puglia, dice Iari. Il bosco apparteneva a un conte, era parte della foresta oritana,
uno dei territori più antichi del Salento ricorda Albano con orgoglio. Romina si innamorò di questi luoghi, degli alberi, del laghetto. Mi feci il lavaggio del cervello per comprarlo. Fu il mio regalo di nozze per lei. Acquistai altri 40 ettari per costruire la casa, feci ristrutturare la vecchia masseria, tirai su i muri, scavai i pozzi. Intanto si unisce a noi Romina e Lunga R, che in famiglia chiamano Uga, è lei che si occupa dei vini del padre. Diceva Uga, Uga, Uga a pochi mesi. Poi ho scoperto che in ebraico significa dolce e il vezzeggiativo le è rimasto, spiega il cantante. Alcuni piccoli lussi. E pensare che in questo paradiso, che include l'hotel Felicità, la piscina, l'enoteca, un ristorante e addirittura una chiesetta e una cappella privata, il padre e la madre di Albano non ci volevano venire ad abitare. Da ragazza facevo la sarta, poi mi sposai e ci rimasi, ricorda donna Yolanda, che è fiera delle umili origini contadine. Lei voleva rimanere a casa sua a Cellino, due stanze e un pozzo fuori, dal quale prendeva l'acqua per lavare i panni e i piatti, ricorda Albano. Invece papà, Don Carmelo, era stato prigioniero durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando seppe che mamma era incinta, le chiese di chiamarmi Albano, Albano, scritto staccato, è il nome d'arte, NDR, perché aveva combattuto in Albania. Gli porterà fortuna, disse. Lo davano tutti per morto, ma tornò a casa il 29 luglio 1945, proprio nel giorno di San Marco, protettore di Cellino. Ci ha lasciati nel 2005. Era lui il mio Omero, da piccolo mi raccontava le favole della sua vita, avventurosa come l'Odissea. Le parole sono importanti. Il tempo scorre più lento in questo scorcio di sud. Albano mi fa vedere ogni angolo del suo regno, raccoglie la salvia e l'erba citrina, profumatissime. E per merenda mi offre una bevanda alla menta con ghiaccio, di cui va matto. Visita i pomi nella stalla, dà da mangiare il pane secco ai pesci del laghetto e mi parla dei suoi figli più piccoli, Yasmine e Albano e Lunga R, che frequentano il liceo linguistico a Lecce, ma la sera tornano a dormire qui. Non vorrebbe parlare di Loredana Lecciso, ma alla fine si arrende alla mia curiosità, ai tempi felici, come si rivolgevano alla suocera Romina e Loredana? Semplice, Romina l'ha sempre chiamata Yolanda. Loredana, invece, signora Carrisi. Sarà che mamma, o meglio madre mia, può dirlo solo Albano. L'ultima parola spetta a donna Yolanda, che facendo l'occhiolino commenta saggia, ci sono donne e ci sono donnole. La loro vita è da prima serata. Due puntate in prima serata su Rete 4 di domenica, il giorno del Signore.
Così Albano descrive il programma Madre Mia, il racconto della storia del nostro paese attraverso gli occhi di sua mamma Yolanda. A ripercorrere la carriera del cantante e le vicende della famiglia Carrisi ci saranno anche le testimonianze di amici come Lino Banfi e Mara Vergnet, e i ricordi di Romina Power, che dice: "Yolanda è stata una mamma per me. Mai avuto tate, badava lei ai bambini quando cantavamo in giro per il mondo.